Palidoro a Fiumicino, ricorda il vice brigadiere napoletano Salvo D'Acquisto, che fu ucciso il 23 settembre 1943 a Torre di Palidoro, da una pattuglia nazista, che voleva compiere una strage di civili innocenti. Il suo sacrificio salvò 22 persone. Oggi 23 settembre 2020, a 77 anni dalla morte del vice brigadiere, è stato inaugurato il Museo Salvo D'Acquisto, realizzato dall'Arma dei Carabinieri, dentro la Torre di Palidoro, alle spalle della Stele. Il polo museale nasce un anno dalla firma di un protocollo di intesa, tra la Regione Lazio, proprietaria della sede, il Comune di Fiumicino e il Comando dei Carabinieri, che per 10 anni, ne avrà la gestione. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il presidente della Regione Nicola Zingaretti, hanno deposto una corona sotto la stele, in memoria di D'Acquisto. Alla cerimonia, era presente anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Questa torre, che purtroppo era in un angolo sperduto del nostro territorio, diventerà invece un polo di aggregazione, un museo per la riflessione sulla nostra storia. E quindi è un altro pezzo di territorio che torna ai cittadini per una nobile causa, che è quella di ricordare un giovane carabiniere e un grandissimo italiano.